La provincia di Chieti e la regione Abruzzo hanno firmato rispettivamente con il presidente Francesco Menna e l'assessore Nicola Campitelli un protocollo d'intesa che consente alla provincia di acquistare e valorizzare le 4 ex stazioni ferroviarie che si trovano sul vecchio tracciato a San Vito Chietino, Fossacesi, a Torino di Sangro e Vasto lungo la via verde della costa dei Trabocchi. Spesa prevista 2 milioni di euro. Le funzioni delle 4 ex stazioni saranno turistico-ricettive in piena sintonia con lo sviluppo turistico della costa, ha detto Menna. Campitelli ha aggiunto: questo è un passaggio molto importante a testimonianza di quanto teniamo allo sviluppo della nostra costa, delle aree interne, perché il progetto di sviluppo della fascia costiera e della via verde della costa dei Trabocchi potrà portare sviluppo e ricchezza a tutto il territorio regionale. Il protocollo d'intesa nasce proprio da un progetto che parte da lontano, da una volontà, da una sinergia tra la provincia di Chieti e la regione Abruzzo. La provincia di Chieti aveva e ha il diritto di prelazione rispetto a queste stazioni, però non aveva più nella propria mission, a seguito della riforma del Rio, l'acquisto, diciamo, dei beni immobiliari. Come Regione Abruzzo abbiamo prima modificato una norma regionale e oggi siamo qui per concretizzare tutto ciò attraverso la firma di un protocollo d'intesa che significa sviluppo, ricchezza, posti di lavoro per il nostro territorio, non solo per la fascia costiera e per la costa dei Trabocchi, ma per tutta la nostra regione, anche perché la costa dei Trabocchi rappresenta sempre di più un motore produttivo legato al turismo, alla mobilità sostenibile della nostra regione. Entro i primi mesi del 2024 mi auguro, ha detto il presidente della provincia di Chieti Menna, che con Ferrovie dello Stato si arrivi davanti al notaio per firmare questa acquisizione. Cosa ne sarà di queste 4 stazioni? Cosa sorgerà? Funzioni saranno turistico-ricettive, naturalmente compatibili e in piena adesione, in piena sintonia con quello che è lo sviluppo turistico della costa. Quindi pensiamo a ristorazione, esaltazione di prodotti enogastronomici, a posti letto, bed and breakfast, punti turistici, insomma tutto ciò che esalta e migliora la nostra offerta turistica. Adesso si sta lavorando alla ricognizione di tutti i beni, perché non è solo la vicenda vecchie stazioni, c'è anche una vicenda di compendi ferroviari che è sicuramente una parte importantissima di questo acquisto. Faranno parte dell'acquisto, ma faranno parte soprattutto poi di decisioni in merito a parcheggi, aree sosta, aree per i ciclobike, insomma tutta una progettualità molto importante.